Amici di Directa Sport, un buon pomeriggio da Roberto Carta. Siamo in diretta dallo stadio Biagio Pirina di Arzachena, grazie alle immagini di Andrea Farris, per raccontarvi la 14ª giornata del campionato di Serie D, Girone G. L'Arzachena Academy riceve l'insieme Formia per una sfida che mette in palio punti importanti in chiave salvezza. Inizia in questo momento la partita allo stadio Pirina di Arzachena con il primo pallone giocato dalla formazione laziale. Arriva il fischio che permette a Zonfrini di andare dentro col mancino. C'è il tentativo di rovesciata, palla alta sopra la traversa per Dore, che fa l'esterno destra tutta fascia. C'è Defendi che si è allargato, mette dentro un pallone molto interessante. Molino, spalle alla porta, prova a girarsi ancora il numero 10, qualche difficoltà, la palla arriva a Buonacquisti che da dentro l'area piccola calcia clamorosamente fuori. Parte Molino direttamente in porta, la risposta di Trapani in calcio d'angolo. C'è Tunkara in appoggio, Romano preferisce andare da solo e fa bene. Bello il cross, non c'è nessuno però sul secondo palo. Ora e poi ancora a giocare questo pallone in profondità. Attenzione all'uscita di Altumi, calcio di rigore. E cartellino giallo per Altumi, fallo su Tunkara. Parte Gomez, Altumi tocca, ma non basta, la palla è entrata, 1-0, la sblocca l'insieme Formia dal dischetto con Gomez. Altumi era quasi riuscito a farsi perdonare, che la tiene in campo. Tunkara entra in aria, ancora Tunkara contro Altumi, Tunkara col sinistro, raddoppia l'insieme Formia con la grande azione sulla corsia sinistra di Babacar. Tunkara, 0-2 al Pirina di Arzachena. Però l'insieme Formia che prova a ripartire, palla recuperata, Molino, altro cross col sinistro, la palla buona per Marinari che può mettere dentro un altro cross, palla tagliata in aria piccola, esce però Trapani che la controlla. C'è anche fallo sul portiere, il numero 30, Longo prova con l'esterno destro, un regalo ad Altumi. Molino, attenzione, sembra quella di andare direttamente in porta. Molino sopra la traversa, quasi tutta l'Arzachena nell'area di rigore dell'insieme Formia, palla sul secondo palo, c'è la sponda di testa, poi il pallone buono per il sinistro al volo di Rossi, palla alta insieme Formia. Eccolo qui il triplice fischio dell'arbitro, dopo oltre 7 minuti di recupero arriva la quinta vittoria in campionato dell'insieme Formia, che si allontana dalla zona rossa, sale a quota 16 punti.